Allora, misuri alla mano, quelle che avete sviluppato in base alla vostra circonferenza testa, andiamo a realizzare la calotta. Naturalmente, in base al filato che andate ad usare, anche se lavorate con lo stesso uncinetto che ho usato io, il numero 3, potreste avere un risultato diverso perché sapete che ogni filato ha una resa differente, anche per il modo di lavorare che abbiamo e per la tensione che andiamo a dare al lavoro. Vado a prendere il mio primo colore, mi ricordo che io sto usando tutti i filati di riciclo. Andiamo a fare il nostro cerchio magico. Estraiamo il filo e ci agganciamo con un punto catenella. L'avvio lo andiamo a lavorare con il punto alto ritorto. Allungo leggermente la mia solina, faccio una torsione verso il dietro passando sotto al filo, entro nell'occhiello magico, estraggo il filo, vedete che il dito è sempre sulla solina iniziale. Carico il filo adesso e vado ad estrarre una volta, due volte e chiudo il mio punto alto. Se voi non riuscite, lavorate tranquillamente le catenelle iniziali in base, al punto. 3 catenelle per il punto alto, 2 per la mezza maglia e 1 per il punto basso. Una catenella. Carico il filo, rientro nell'occhiello magico e vado a lavorare un secondo punto alto. Catenella e continuo lavorando altri 8 punti alti separati da una catenella. Alla fine del giro dovremo avere 10 punti alti e 10 spazi di catenelle. Andiamo a chiudere il primo giro. Stringiamo la codina dell'anellino magico. Vi ricordo poi di andare a fissare per bene la codina o con l'ago o infilatela con l'uncinetto per bene all'interno delle maglie, altrimenti correte il rischio che si possa disfare. Quindi andiamo a chiudere il giro. Il giro lo si chiude sempre allo stesso modo, entrando nelle due asoline superiori del primo punto di lavorazione. Carico il filo, estraggo e chiudo tutte e due le asoline con un punto bassissimo. La codina, volendo, possiamo anche nasconderla in fase di lavorazione. Quindi do una catenella, allungo l'asola e andiamo a cominciare il giro con la nostra maglia alta ritorta. Tengo sempre fermo il filo sull'uncinetto con il dito, faccio una torsione verso il dietro, entro nel primo spazio, quello che abbiamo chiuso adesso, vado a prendere il filo di nuovo, carico, chiudo due, carico e chiudo due. Il tenere fermo la prima solina fa sì che non si vadano ad allargare. Fate un poco di pratica e vedete che non è molto difficile. Carico di nuovo il filo, mi porto la godina da nascondere sull'orlo del primo giro, carico il filo, dicevo, rientro nello stesso spazio e lavoro il mio primo aumento. Carico di nuovo il filo, vado nello spazio successivo e lavoro due punti alti e continuo in questo modo per tutto il giro, lavorando due punti alti in ogni spazio. Il giro lo chiudiamo con un punto bassissimo sulla maglia iniziale, che in questo caso è la maglia alta ritorta. Abbiamo fatto il cambio colore, in questo caso io vado a tagliare il grigio perché
lo devo reinserire fra 3 o 4 giri. Se voi invece dovete alternare i colori in ogni giro, potete anche non tagliare il filo, ma quando avrete chiuso questo giro che andremo a lavorare, lo chiudete con il filo che avete sospeso, così come vi ho fatto vedere, e riprendete la vostra lavorazione. Quindi vado a tagliare il grigio. E ricomincio con il terzo giro e il colore bianco. In questo terzo giro andremo a lavorare in ogni spazio che abbiamo tra il gruppo di aumenti, andremo a lavorare 3 punti alti. Cominciamo il giro con la nostra maglia alta ritorta, entro nello spazio, vedete, nello spazio che abbiamo tra i due gruppi di maglia alta, lavoro il primo punto, rientro, lavoro il secondo, vedete che mi sto nascondendo anche la codina, e lavoro anche il terzo punto del primo gruppo. Continuiamo la lavorazione per tutto il giro con 3 punti alti in ogni spazio. Quindi carico il filo, vado nello spazio successivo e lavoro i miei 3 punti alti. Entro nello spazio passando sempre sotto le codine da nascondere, così le inglobo nella lavorazione. 2 e 3. Alla fine chiuderemo il giro con un punto bassissimo sulla maglia alta iniziale. Chiudo il terzo giro con il punto bassissimo sulla maglia iniziale. Io continuerò con il bianco. E nel quarto giro andremo a fare un altro giro di aumenti. Tenete la tensione di lavorazione morbida, altrimenti il lavoro tenderà a coppare. Iniziamo il quarto giro, maglia alta ritorta, entro nello spazio che ho appena chiuso e lavoro 2 punti alti. Carico il filo, vado sulla seconda delle 3 maglie alte successive e lavoro un altro aumento con 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Carico il filo adesso, vado nello spazio che c'è tra i due gruppi di maglie e lavoro 2 punti alti e continuo in questo modo per tutto il giro, lavorando l'aumento nello spazio e sulla seconda del gruppo di 3 maglie alte. Il giro lo chiuderemo sempre con il punto bassissimo. Se voi dovete fare il cambio filo, sapete come fare oppure continuate con il filo che avete deciso di usare. Ho terminato il quarto giro e questa volta ho tagliato il filo per introdurre il nuovo colore in base alla sequenza del mio campione. Vedete? Ho terminato i due giri di bianco, adesso introduco il nero e ho spezzato il filo perché il bianco lo vado a reintrodurre fra due giri. Quindi mi veniva troppo lungo il filo dietro da portare appresso. Faccio il nodino con il nero. Voi fate il cambio colore come meglio vi trovate, spezzando il filo o portandovi il filo dietro, ma se vi portate il filo dietro fatelo massimo per un paio di giri, altrimenti dietro il lavoro non risulta pulito. Entro nel
primo spazio, quello prima della chiusura, porto fuori il filo nero, mi aggancio con una catenella, le codine le porto in avanti per andarle a chiudere nella lavorazione e ricomincio con una maglia alta ritorta, entro nello spazio e lavoro il primo punto, carico il filo, rientro sempre nello stesso spazio e vado a lavorare altri due punti alti, uno e due. Lavorato il primo blocco di tre punti alti, carico il filo, vado nello spazio successivo che ho tra un aumento e l'altro e vado a lavorare altri tre punti alti. In questo giro non facciamo aumenti, ma lavoriamo tre punti alti in ogni spazio che c'è tra un aumento e l'altro. Carico il filo, vado nello spazio successivo e continuo. Il giro lo andrò a chiudere con la maglia bassissima sul primo punto di lavorazione. Ho terminato il quinto giro, ho di nuovo tagliato il filo perché vado a reintrodurre il grigio. Nel sesto giro andremo a lavorare come il quinto, tre punti in ogni spazio. Entro sempre nello spazio prima della chiusura, mi aggancio, do un punto catenella e ricomincio. Questo giro, il sesto, è uguale al quinto, tre punti alti in ogni spazio. Il settimo andremo a fare ancora degli aumenti, ma li facciamo diversamente da come li abbiamo fatti finora. Il primo punto è sempre un punto alto ritorto, entro nello spazio che ho appena chiuso e lavoro un punto alto. Carico il filo, rientro nello spazio e vado a lavorare altri due punti alti. Una catenella di separazione e questo sarà il nostro aumento. Carico il filo, vado nello spazio successivo e lavoro tre punti alti. 2 e 3. Ho preferito usare due tipi di aumenti diversi per mantenere bene in piano la lavorazione e non farla sbarellare, perché ho provato facendo in questo giro gli aumenti come li abbiamo fatti nel quarto giro e mi veniva troppo ondulato, quindi ho optato per la catenella di separazione tra i gruppi di maglia alta. Continuo il giro con la catenella di separazione che è l'aumento, i tre punti alti nello spazio e stiamo lavorando il settimo. Andremo a chiudere con un punto bassissimo sul punto iniziale. Io mi sono portato avanti e ho terminato la calotta. Vi ho lasciato al settimo giro in cui stavamo lavorando tre punti alti, una catenella e tre punti alti lavorati nello spazio. L'ottavo giro è uguale al settimo, quindi nello spazio andrete a lavorare tre punti alti, una catenella e tre punti alti nello spazio successivo. Nel nono giro ho rifatto gli aumenti che abbiamo fatto per il quarto, andando a lavorare due punti alti nello spazio, due punti alti sulla seconda maglia del gruppo di tre sottostante e ho continuato così per tutto il giro. Nel decimo giro ho lavorato tre maglie alte per ogni spazio e ho concluso
la lavorazione della mia corona perché ho raggiunto i centimetri che corrispondono al diametro della mia circonferenza. Terminati i giri di lavorazione per raggiungere il diametro della vostra circonferenza testa, il lavoro deve essere perfettamente in piano. Vedete, il mio aderisce perfettamente al piano. Io per la mia corona e 18 cm di diametro ho fatto 10 giri di lavorazione. Se voi dovete fare qualche giro in più, l'undicesimo giro lo fate uguale al decimo, quindi 3 punti alti in ogni spazio. Il giro successivo, se avete bisogno ancora di allargare, aggiungete una catenella di separazione ai gruppi di maglie alte. Se per raggiungere i centimetri del vostro diametro avete bisogno di giri in meno, fermatevi al giro in cui, misurando con il metro, avrete raggiunto la vostra misura. Se avete bisogno di giri in più, alternando i due tipi di aumenti, fermatevi al giro in cui avrete raggiunto sempre la misura che vi occorre. In tutte e due le ipotesi, l'ultimo giro deve sempre essere quello con le 3 maglie alte lavorate in ogni spazio e senza le catenelle di separazione.